Però diciamo che poi il fatto, la prerogativa che a noi italiani veramente piace l'opera perché ce l'abbiamo nel sangue, anche se sappiamo che poi nell'opera si muore, perché la morte è nell'opera il minimo comune denominatore. Muoiono tutti, tutti, tutti. Perché nella morte i grandi maestri hanno trovato la vena. E non è facile trovarla la vena, te devi mettere de punta, non è facile trovarla la vena, però una volta trovata hanno composto queste morti associate a una storia intorno per cui quasi tutti morono. Sì, beh, insomma, la Traviata lo dice il nome stesso, lei muore di tisi al secondo atto, già tu te ne accorgi, poverella, c'è un più di una fossa appena entrati, già tossiva, quindi se l'è voluta, o sapeva, se risparmiava, ma per esempio anche Madama Butterfly muore, sì, lei per man sua, lei fa il karakiri, essendo giapponese è più facile, no? Tutti i giapponesi fanno il karakiri, quando sbagliano, lei per esempio aveva sbagliato un amore e si ammazza, no? Ma tutti i giapponesi, anche per motivi futili, uno dice pure so in Giappone, so che sei, no? So 6 e mezza, tra, eccolo si ammazza. È normale, è una cosa. Infatti loro riescono a controllare la popolazione proprio cambiando l'orario all'improvviso così. Ma voglio dire, anche la Celeste Aida muore, certo, la Celeste Aida, che poi Celeste di che cosa? Che se lei era nera come un tizio, perché non lo so, Celeste boh, chissà forse chi compose la Celeste Aida aveva passato i Natali da noi un goccetto di vino di troppo e l'ha vista Celeste, comunque nessuno deve andare a disquisire, lei la Celeste Aida, essendo schiava, aspettava Radamessi, il suo amato, che attraversava il deserto con gli elefanti, infatti Radamessi con tutti la catena degli elefanti attraversava sto deserto, pure gli elefanti poveracci con quel caldo, Madonna mia, con le orecchie facevano vento, però niente, pure gli elefanti di Madonna Santa, e lui Radamessi diceva, beh, ho capito, potevate studiare da cammelli e a sto punto non stavamo in questa condizione, comunque camminate che il cammino è lungo. Aida aspetta, 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 a un certo punto scorge Radamessi con tutti gli elefanti, dice, moglie, io faccio lo scherzo, gli fa lo scherzo e si nasconde dietro un pilastro, arriva Radamessi e lei. Radames, Radames, e lui, Aida, Aida, Radames, Radames, Aida, Aida, Radames, Radames, Aida, Aida. Una mezz'oretta di Aida, Radames, Aida, Radames, l'elefante pure, Madonna che calda, che è così. Aida, Aida, Radames, Radames, Aida, Aida. Aida se sbaglia, se nasconde dietro un pilastro, poi si sposta e stava dietro la gamba dell'elefante, lei non se n'era accorta. Aida Radamessi, Aida Radamessi, gli elefanti che le orecchie le muovevano, cioè hanno gli occhi solo davanti, dietro non potevano vedere, questo elefante si gira e si rivolta, tra! E schiaccia Aida. Aida, 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 oh su Aida, 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 and Aida. Sta sotto l'elefante, and Aida, porella, e muore sotterrata viva. Povera Aida. Aida fa la morte del sorcio, che l'elefante, se avesse saputo che sotto al piede c'aveva un sorcio, ma sai fuggi, fuggi che faceva a tornare indietro, meno male che non è successo e quindi la storia poté continuare lì, però diciamo muoiono nella Tosca, e beh voglio dire nella Tosca lì è veramente, ne morono a rotta de collo, muore Angelo. Muore Mario Cavaradossi, che è accusato di essere giacobino, quindi lui viene prima ammazzato a salve, poi dicono salve e viene ammazzato con le brughe e così. Tosca che va e chiede aiuto, Scarpia che è il reggente dell'alta polizia, l'uomo che faceva tremare tutta Roma, l'uomo della Roma papale, chiama Tosca, che era una cantante bellissima dell'epoca, e gli disse Tosca, gli dice però lui essendo della Roma papale, gli dice papale, papale, gli dice... Tosca, gli dice proprio, se, no? Se tu me la dai, io ti libero Mario. Certo, non è che glielo dice così, glielo dice in 3 atti con la musica sotto, che è tutta un'altra cosa. Anche noi lo facciamo nella vita, alziamo la musica e ci mettiamo meno dei 3 atti. Lui però gli dice, oh Tosca! Orso, se voi mi date la vostra virtù, e lei dice: giammai, giammai. Poi ci ripensa, dice: vabbè, definitiva, se io gliela do, questo me la ridà. Non è che se la tiene, non definitiva. E dice: vabbè, va bene. Orso Tosca, bevete un goccio di vin di Spagna. E lui gli dice di andare a bere un goccio di vin di Spagna. Ma perché proprio un goccio di vin di Spagna? Perché a fianco al vino c'era il pan di Spagna. Però si sa che il pan di Spagna senza un goccio di vino non scende.
Quindi lei disse: io non bevo mai a stomaco vuoto, se mangia un pezzo di pane, se traganna mezzo litro di vino, e chiaramente un po' confusa, prende il coltello a due mani, lei che non aveva mai fatto male ad anima viva, lei che visse d'arte, visse d'amor, prende questo coltello che è una metrata e mezza per farlo vedere fino all'ultimo logione, attraversa tutta la scena e va nello scrittoio dove Scarpia sta scrivendo il lascia passare e ta-da-da! Lo trafigge da parte a parte! Tosca, orso Tosca, inganno Tosca, inganno. Lei, vista la mala parata, via, scappa a gambe levate, dice: tanto poi mi rimetto dietro al camerino, sì, e lui con sto coltello dietro le reni incomincia a fare l'acuto, l'orchestra da da da, oh Tosca, inganno Tosca, raggiungerò i morti Tosca, i morti miei Tosca, nei morti tuoi Tosca, oh Tosca, la morte raggiungerò, oh Tosca per Mantua, oh Tosca per Mantua, oh Tosca, 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 oh muoio, muoio, oh muoio, muoio, oh muoio. E il pubblico dopo un po' dice: io ho parcheggiato la macchina a ore, quanto mi costa sta morte? Però a un certo punto muoio, zanza e muore. È chiaro che è una finzione scenica, no? Prima cosa perché non è che muore veramente Scarpia, sennò tutte le sere una Scarpia nuova, chi c'ha le Scarpie se le risola, si sa, si dice, no? Ma poi per il fatto che in effetti lui non muore, perché poi lui si alza, si leva il coltello finto ed magari dice: capo, che mi dà una sigaretta? Magari lo chiede anche un pompiere e lì finisce la storia. Ma non è vero nemmeno il fatto che uno che prende una coltellata fa l'acuto. Io anni e anni che bazzico la stazione Termini a Roma, veramente dei scippi da coltellare, ma mai uno che si mette lì e te lo figuri uno che prende una coltellata per una rapina. Accoltellato, ami qualcuno, ma accoltellato è stato quel disgraziato che se n'è nato la pella. Arriva la polizia. Mo la chiappamo? Non si preoccupi che adesso la chiappamo. Il portafoglio a lei gli riportiamo. Se c'è qualche soldo magari dividiamo. È chiaro che non è vero. Prima cosa perché, voglio dire, uno che prende una coltellata non fa l'acuto, ma poi non può andare a tempo. Uno che c'è una coltellata non rispetta il tempo metrico, non gliela fa. E poi non entra a tempo la polizia. Ha voglia stare lì accoltellato? Oddio, aiuto, la coltellata, credi? Oddio, mi avete rubato, aiuto, qualcuno mi aiuti. Arriva la polizia, comando, cosa è successo? Oddio, meno male, la polizia, correte, acchiappatelo, ha dato coltellata, ha rubato il portafoglio, correte, acchiappatelo. Comandi, cosa è successo? Meno male, è arrivata la polizia, correte, acchiappatelo, mi ha rubato il portafoglio, andate, eccolo lì, l'altro ha dato una coltellata, guarda, mi ha dato la coltellata, correte. Comando, cosa è successo? Correte, meno male la polizia, correte, acchiappatelo! Date la coltellata, il sangue ha dato lui, ha rubato il portafoglio a me, lui! Ha rubato lui, è ladro, ha dato la coltellata! Comandi, cosa è successo? Lascia fa, io esco sempre con una coltellata da casa, grazie tante! È chiaro che è una finzione!